Notizia, ragazzi. Siamo contattati dalla dirigenza e in pratica ci ha detto che Sorrentino va assolutamente ceduto. A chi? Ma servono soldi in cassa perché siamo veramente sotto un treno. Forse il giocatore che vale di più della rosa, forse sicuramente 3 milioni e mezzo, e non ce l'ho 2,9. Quindi va assolutamente ceduto. A 3 milioni e mezzo non lo venderò mai, forse 4, 4 e 2. Ma Sorrentino assolutamente sul mercato. Detto questo, ho cambiato anche il modulo per provare qualcosa di nuovo a due punte. Capisco perché ogni porta me li sposta. E questi sono i titolari. E l'imprevisto prepartita bisogna fare, prima che me scordo. Perugia a 7 punti, noi siamo a meno 4 da Lecce in zona playoff, a fasti imprevisto. 3, 2, 1, 13, nessun imprevisto. Bene. Non dovrebbe essere difficile contro il Perugia. Ebnoutalib, bisogna stare in campana. È anche un buon giocatore, c'ha 20 anni, c'ha 63, è egiziano. Sicuramente ci darà qualche problema. Noi andiamo avanti. E tra i protagonisti annunciati del match, 4 gol nelle ultime 3 partite, il suo biglietto da visita prevede gli straordinari per la difesa avversaria. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulla frequenza di EA Sports. Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. Riflettori puntati sulla serie BKT. Mi aspetto una gara giocata ad altissima intensità. La partita di oggi sembra promettere uno spettacolo niente male, eh? Le squadre sono pronte, l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba. Comunque vada, le emozioni sono assicurate. Si parte. Avevo io. Devo cambiare magliette. Oh, ma guarda che triste. Muoviti, fai provano ad qualcosa. avanzare. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Oggi ci detti. Attenzione, grande possibilità. Ha calciato al volo. Che cosa ti sta succedendo? Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Manca la porta, vedo. Vado per Sorrentino, quello diventava gara che veramente una mette di bestia. fronte il migliore, il peggiore attacco del torneo, una sorta 69, di 18 Davide anni, contro Golia. dire. Poi sappiamo quando ha Non finito credo quel sarebbe calcio, durato Lele. Ti così aspetti sorprese? tanto. Nel calcio non esistono partite facili, Pier. Lo sappiamo, ed è evidente Sarebbe arrivata come ci sicuramente sia una un'offerta a grossa differenza gennaio, tra le due squadre. un'offerta Se dovessimo importante. basarci sulle ultime prestazioni, per Una la squadra squadra magari ospite sarà duro uscire che in qualche sarebbe modo. a medio alta. Occhio al pallone in mezzo. Intervento così, così, Tipo lì, occhio. tipo lì. Azione che sfuma, qui potrebbe essere È pericolosa. tornato. È tornato Marino. Marino. Ottima lettura. Non capisco le magliette, mannaggia a me, mannaggia. Banga. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Lecce. Sentiamo. Prima rete del match per il Lecce. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 allo scoccare del 19esimo. D'accordo, grazie. Oh. Che grande intervento. Vedo le maglie. Guadagna metri.
lavora bene di fisico e attende i compagni. Si è butta giù Francescoli, aumenta la pressione, c'è il recupero del pallone, una grandissima parata questa, palla messa in mezzo. Mamma mia, Fran. 1-0, eccolo il gol dopo il dominio. Francesco, hai ripresa. Sono riusciti a concretizzare. Ah, c'è Dio. Hai ripresa. Gol nato sugli sviluppi di questo cross, come possiamo rivedere da queste immagini. Ha poi provato la giocata più difficile, una mezza volée, trovando una rete spettacolare. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Carica il tiro e c'è il gol, un 1-2 letale. Dai. Per loro. Ragazzi, hanno 7 punti, ragazzi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ivori, Ivori. Lo salta di netto. Ivori, torna, allora, ti prego, torna, che servi, Ivori, ti prego. Lo credo, vedremo ancora niente. Modulo che non funziona. Modulo che non funziona. Due punte no. Funziona. Si libera bene della marcatura. Valentino. Può essere il pallone giusto. Palo, attenzione, ancora lì. Azione che non porta a nulla. C'è un minuto ancora da giocare. Rischi per Sivori. Alza la parabola, ecco, per fischia questo suo lancio, infami. I giretti. E sventa il gol. Erano un po' che non si rendevano pericolosi e questo tiro dalla bandierina potrebbe essere il segnale della svolta, o almeno se lo augurano i tifosi. Cerca la porta, arriva il segnale di chiusura, un primo tempo amaro per i padroni di casa che vanno a riposo in svantaggio. Saranno anche ieri la squadra col miglior attacco del campionato, ma oggi hanno giocato qualcosa che non va, assolutamente qualcosa che non va. Moduli, proviamo il 4-2-3-1. Romano, cade un pallone. Vai Casale. Virgola. Andiamo come al solito. Però questa la gioca Piciretti. Costa Francesconi e Angelo Menonce. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Si libera bene qui, può accorciare le distanze. Virgola. Ancora sotto il gol, certamente ha aperto la gara. Ben entrato Luigi. Taglia lui. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Non impeccabile il portiere. Sempre il solito pallone. Si è fatto infilare lì sul suo palo. Piccola. C'è spazio Piccola. Per lui. Solo. Luigi. Luigi partita. Luigi Piccola quando viene castigato. Vedi che serve? E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. A tu per tu col numero 1 di Marco Freddo, ha preso la mira e ha trovato non gli ha dato sta botta, 2-2, bella partita, parità assoluta. E si può riprendere. Intervento fondamentale. Mannaggia. Cerca la profondità qui. C'è la respinta del portiere. Ferrante, ma vaffanculo, Ferrante. Ma come si fa? Ma come si fa? Mamma mia, senza demetri tutto il mese, meno male che sta a finire il mese, guarda. Meno male che stiamo sta a finire il mese. Davvero emozionante sul risultato di 3-2.
È cambiato il punteggio del Mestre Benevento, sentiamo subito in diretta. È arrivata la seconda rete per il Benevento. Punteggio che ora è sul 2-0 quando siamo giunti al 56esimo. Bravo, grazie Dante. Per l'aggiornamento puntuale come sempre. Manu. Può andare uno contro uno col portiere. Manu. E c'è il gol che rimette le cose a posto. Hanno reagito immediatamente. Manu è partita. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Buono il contrasto. Cristea. No, Cristea. Cristea. Prosegue la sua avanzata. Prova a trovare lo spazio. Ottimo qui il tiki-taka. Angelo, no, così a vuoto. Controlla il possesso del pallone. Ha letto molto bene questa situazione. Facciamo adesso. Ha corrato. Stiamo vedendo un pareggio divertente con occasioni da gol e gol da una parte e dall'altra, perché le due squadre hanno comunque deciso di affrontarsi a viso aperto. E anche se nessuna delle due è riuscita a prendere il sopravvento, come dimostra il dato sul possesso palla, però occhio qui dentro gol qui, Gliela Casaletto, porca puttana, con questa super entrata. Sono aggiornamenti sul match del Parma, andiamo a sentire in diretta. Seconda rete della partita per il Parma, 3-2 il risultato, sono passati 79 minuti. D'accordo, grazie. Angelo, ecco il tiro, decisivo. Guarda la preso lui, è stato forte il risultato. Guarda la preso lui. Se avesse preso gol, probabilmente la partita sarebbe finita qui, Pierre. Allenatore che decide dunque di operare una doppia sostituzione. Colpo di testa che è finito largamente sul fondo, nessun problema per il portiere. L'ha toccata il difensore, l'ha toccata. Lui. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. Certo, che cosa succede? Ma non c'è. Ahia, Cristo. Ottima la copertura. Mi ci metto pure bene. Ancora 3 minuti da giocare. Occhio alla ripartenza. Tentativo di testa, parata facile. L'ultimazione. Fischia l'arbitro, squadre che escono stanche, che hanno dato tutto. È stato un pareggio divertente. Partita sicuramente piacevole. Abbiamo. Vabbè. Andiamo a vedere il peggiore, perché questa volta c'è, Menoncello 5,7. No, Romano 5,6. Menoncello che si salva di pochissimo. 5,5 Francesconi. Si salva pure Romano. Francesconi fuori, alla prossima.